sono stati protagonisti dell'iniziativa Liberi tra le righe, incontrando su Meet le autrici Leonilda Colamarino e Lucia Coppola e ripercorrendo pagine dei loro successi editoriali con attività divertenti e formative. Anche l'Istituto De Nicola Sasso di Torre del Greco ha partecipato all'iniziativa nazionale Io leggo perché. Tutti gli alunni della scuola primaria, dalla prima alla quinta, hanno svolto attività, dalle letture alle poesie, alle schede da colorare. Grande soddisfazione per la dirigente scolastica Alessandra Tallarico, che ha illustrato le modalità con le quali gli alunni hanno preso parte all'iniziativa. Anche quest'anno il nostro istituto ha partecipato ad un evento nazionale che si chiama Io leggo perché. Naturalmente le attività sono state svolte a distanza con la piattaforma Classroom. I nostri alunni della primaria hanno incontrato le docenti, le autrici e anche i nostri docenti di alcuni testi per ragazzi, che sono esattamente Leonilda Colamarino e Lucia Coppola. Le autrici quindi su Classroom hanno letto ai nostri alunni degli stralci dei loro racconti e poi a seguito sono state sottoposte delle schede da compilare, quindi da compilare da parte dei nostri alunni, molto divertenti e significative. Io leggo perché è una grande raccolta di libri a sostegno delle biblioteche scolastiche. Grazie all'energia, all'impegno e alla passione di insegnanti, librai, studenti ed editori e del pubblico che ha contribuito al successo dell'iniziativa, finora sono stati donati alle scuole oltre 600.000 libri, che oggi arricchiscono il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche di tutta Italia. Anche quest'anno, dal 21 al 29 novembre, nelle librerie aderenti è stato possibile acquistare libri da donare alle scuole dei quattro ordinamenti, infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado. È stata data anche la possibilità ai genitori di acquistare dei testi presso una libreria del territorio di Torre del Greco, che poi saranno destinati questi libri regalati alle scuole sempre della nostra città. Quindi è un'iniziativa veramente importante, significativa, e sicuramente ripeteremo ogni anno, parteciperemo a queste attività. L'obiettivo delle docenti e scrittrici è quello di promuovere la passione per la scrittura, la lettura e il disegno creativo. La maestra Leonilda, faccio religione, come ha detto Rosalina, maestra Rosalinda, nella vostra scuola, ma ha anche una grande passione, quella di raccontare le storie. Però poi le storie si organizzano insieme e formano i libri. Ma come si scrive un libro? Come si scrive una storia? In effetti deve venire l'idea, la mettete su carta più completa, poi che fate? Andate al computer e la battete. E quindi diventa una storia. Poi dopo averla battuta, guardate cosa fa, la correggete. E dopo che l'avete completata, un libro unisce sempre tutti e ci permette di esprimere le nostre emozioni. Sono la maestra Lucia Coppola, sono insegnante di sostegno e insegno nel Plesso Sasso. Ho avuto la fortuna di stare al fianco di un bambino veramente speciale, anche se tutti i bambini siete speciali, tutti per noi insegnanti. Quindi il bambino che andrò a raccontarvi si chiama Frank. La cosa bella è che Francesco, attraverso la penna, attraverso la matita, poteva esprimere le sue emozioni senza aver paura di nulla. Io sento un rumore e sento muovere. Oh mio Dio, un attimo. Oh, ecco Frank, bimbi, ecco Frank. Ciao bambini, io sono Frank.